del Signore su di me. Lo Spirito con unzione mi ha consacrato, lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri un lieto messaggio di salvezza. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che il sentinelle in l'aurora. Il Signore è bontà e misericordia. Più che il sentinelle in l'aurora, Israele attende il Signore. Perché con il Signore è la misericordia e grande è con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi.
Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha resuscitato Gesù dai morti, ha vita in voi, colui che ha resuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Io sono la resurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che, cosparse di profumo, il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte, inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E dissero allora ai discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo e del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. E rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù gli disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, oh Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio,
colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il maestro è qui e ti chiama». Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta a uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» E dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, e lì da 4 giorni». E disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Andiamo nuovamente in Giudea. I discepoli gli dissero: «Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo». Questo Vangelo di Giovanni continua il percorso quaresimale del Vangelo ascoltato nella liturgia di questa settimana, dove Gesù è segno di contraddizione, dove Gesù è costantemente accusato. E anche in questo Vangelo, che presenta la realtà della morte di Lazzaro, ci sono delle accuse e delle incongruenze profonde. La prima è la sorella di Lazzaro. Quando Gesù, potremmo dire dopo 2 giorni che ha fatto il proprio comodo, gli dice: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Anche se Marta lascia un'apertura, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio te la concederà. Molto più lapidaria è Maria.
che andando incontro al maestro gli dice: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. In fondo dice: se mio fratello è morto, la colpa è tua. Ma anche più avanti, quando Gesù, che sembra essersela presa molto comoda, si commuove e piange, contraddicendo la sua lentezza nell'accorrere a questo evento, c'è chi dice: ma costui che ha aperto gli occhi ai ciechi, e adesso perché non ha fatto sì che questo non morisse? E quando chiede che la pietra venga rimossa dal sepolcro, nuovamente Marta gli dice: Signore, ma arrivi dopo 4 giorni e ora pretendi addirittura di vederlo? Già manda cattivo odore. Sottinteso, forse, se lo volevi vedere, potevi muoverti quando era il momento, potevi venire prima. La realtà della morte di Lazzaro e i grandi pregiudizi e attacchi nei confronti del Signore. Noi viviamo in una cultura che ha bandito, ha tolto la realtà del dolore e della morte. Ma sembra che in questo tempo un virus invisibile, senza riguardo, ha riportato tutti noi davanti a questa realtà della morte. Anche oggi nella nostra storia è messo a fuoco un argomento dimenticato. E di fronte a questo Vangelo, quello che in fondo si rivendica al Signore di non aver risposto alle attese di questa famiglia amica, di questa Marta, di questa Maria, lacrime di commozione che contrastano con la durezza della realtà. È quell'interrogativo che noi diciamo in maniera molto più lapidaria: ma se Dio esiste, se Dio c'è, perché non ascolta la nostra preghiera? Perché la nostra torre della sicurezza della ragione umana è inclinata in un momento di fronte a un virus che sta mietendo migliaia e migliaia di morti, che potremmo dire con le parole della Lamentazione: come mai siete solitaria la città che era gremita di popolo? Come mai le nostre città giacciono nel silenzio, nella solitudine? Come mai noi siamo separati gli uni dagli altri con la paura dell'altro e di noi stessi? La nostra torre, la nostra sicurezza della vita, quell'esorcizzare la realtà della morte attraverso la scienza, la medicina, i sistemi economici, i sistemi politici, con il senso della nostra affermazione costante nella carriera, in un momento sembra tutto inclinato. Ma dov'è Dio? Ma se Dio esiste, perché non interviene? Di fronte, fratelli e sorelle, a questo Vangelo di Lazzaro, sembra quasi che per salvarci Dio debba
disobbedirci. Perché porta avanti qualcosa di più grande. Aprite la tomba, scoperchiate quella pietra. Signore, ma puzza, sta lì da 4 giorni. Il Signore ama Lazzaro, non gli interessa l'odore che emana da quella tomba, gli interessa quell'uomo che è stato abbandonato alla realtà del nulla, alla realtà della morte. Ti ringrazio e ti rendo lode, Signore, perché mi hai ascoltato. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Ognuno di noi oggi è Lazzaro, chiuso dietro le pietre della paura, dietro le pietre della sofferenza, dietro le pietre che non permettono di farci vedere un futuro, dietro un abbandono e una desolazione che crea ansia, panico, smarrimento. Cristo oggi dice a noi: vieni fuori, vieni fuori. Il morto, dice il Vangelo, uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Usciremo da questa realtà, da questa pandemia? Non sappiamo chi uscirà, non sappiamo chi non uscirà. Ma quest'uomo che viene fuori tornerà a morire. Ma c'è un fatto. Cristo dice: togliete le bende dalle sue mani e dai suoi piedi e dal suo volto eliminate quel sudario. Possiamo dire: è l'immagine nuova della vita. Che anche di fronte al dramma più profondo, più serio, più scandaloso della realtà della morte, possiamo iniziare a camminare in una nuova mentalità. Cristo non toglie all'uomo questi combattimenti e queste realtà. Di lì a poco sarà lui che assumerà questa ora, quando il vero male del mondo si abbatterà con pienezza e con fierezza su quella realtà della croce. Il Padre non toglie questa realtà, ma il Padre nel suo Figlio Gesù Cristo dà a tutti noi la capacità, la possibilità di camminare con un cuore nuovo, con una mentalità nuova, con occhi nuovi in questa realtà terrena e umana, che è una realtà destinata a ereditare la vita e la vita eterna. A ereditare la vita e la vita eterna. Fratelli e sorelle, forse anche per noi, il momento storico che stiamo vivendo è un richiamo a riconsiderare la nostra esistenza, a riconsiderare la nostra vita, a ridare veramente importanza alle cose che hanno valore e a quelle cose che sono eterne. Forse non è sufficiente rimanere chiusi con le nostre bende, con le nostre incapacità di vedere oltre. Il Signore ha permesso un fatto per tutti noi, perché questo fatto ci disinstalli, perché questo fatto ci faccia capire l'importanza e la verità della nostra esistenza umana e soprattutto quel destino alla quale tutti noi siamo chiamati.
Forse per molto tempo abbiamo investito in tante cose che non sono solide e che non hanno fondamento. Il Signore ci chiama oggi a investire la nostra vita in Lui, che è la via, che è la verità, che è la vita. A investire in Lui la nostra esistenza, la nostra quotidianità, perché Lui è la risurrezione e la vita eterna. Anche credo il mondo si aspetta dalla Chiesa molto di più che la Chiesa sia il pronto soccorso delle elemosine. Anche la Chiesa è chiamata ad uscire purificata da questo momento storico e a riprendere coscienza che la vera carità è annunciare Cristo e Cristo vittorioso sulla morte. Questo ha bisogno il mio cuore e il tuo cuore, in modo particolare oggi, quando le mie certezze e le tue certezze sembrano venire meno. La risurrezione non è soltanto una realtà del futuro. Marta lo dice a Gesù: sì Signore, credo che alla fine dei tempi risorgerà. Cristo dice: oggi io sono la via, oggi io sono la risurrezione, oggi io sono la vita. Ecco, la risurrezione è sperimentabile già oggi, perché oggi il nostro cuore può risorgere in Cristo, può poggiare su quel petto misericordioso del Signore che apre per tutti noi la realtà del cielo, che ci dà occhi nuovi, che ci dà di poter davvero iniziare una novità, una nuova creazione. Ecco, questo è caparra di quella gloria che anche il nostro corpo alla fine dei tempi erediterà. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Fratelli e sorelle, in comunione con tutta la Chiesa, eleviamo al Padre la nostra comune preghiera e diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Perché la Chiesa di cui siamo membra vive, ponga sempre più al centro del suo interesse e della sua azione i poveri e gli oppressi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché individui e popoli non si lasciano travolgere dalla malvagità, dalla menzogna e dall'egoismo, ma affermino sempre e dappertutto la dignità dell'uomo e la verità che ci fa liberi, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
per tutti coloro che stentano a dare un senso al vivere e al morire, riscoprano in Cristo, vincitore della morte, la ragione per tornare a sperare. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Perché la nostra comunità non ignori le situazioni di bisogno presenti nel suo territorio e sappia dare una risposta adeguata e generosa, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per noi qui presenti, perché possiamo entrare più profondamente nel mistero della Pasqua, per morire e risorgere con Cristo, preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Affidiamo al Signore tutti i nostri cari defunti, in particolare Gabriella, Carmela, Maria, Filippo, Emma, Berardino e Don Giovanni Tassano, perché accompagnati dalla nostra preghiera per la misericordia di Dio, contemplino in eterno il volto del Padre. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie davanti a te. Lavami, Signore, da ogni colpa e purificami da ogni peccato. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalla tua mano di questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santità. Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, tu che ci hai illuminati con insegnamenti della fede, trasformaci con la potenza di questo sacrificio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio è Signore della vita, lo richiamò allo splendore. Dio è Signore della vita, lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i suoi sacramenti ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi i
e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, il Papa Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Mettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati di l'unità che la cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola, ma io non sono solo. Il quale Cristo ci custodisca per la vita. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione. Vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, delle anime sante del Purgatorio e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente, concedi a noi tuoi fedeli di essere sempre inseriti come membra vive nel Cristo, poiché abbiamo comunicato al suo corpo e al suo sangue, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Maria, Madre del Cammino Ardente, con la rugiada della tua intercessione, tu ci liberi dal fuoco delle passioni, con la rugiada della tua intercessione.